Il girasole è sul tavolo. Alcune radici fuoriescono dal vaso come lunghi cavi elettrici, scendendo ai piedi della scrivania e affondando nello spazio tra le mattonelle, con rapidi e inaspettati movimenti. Il fiore avvolge una sigaretta in una grossa foglia verde, in un'altra a un cerino. Così comincia Pollice Verde, il primo di 24 racconti contenuti nel volume 24 rintocchi a mezzanotte del potentino Angelo Parisi, che dopo aver pubblicato libri di poesia si cimenta per la prima volta con la narrativa. Ma Nero 24 rintocchi a mezzanotte è una raccolta di racconti sospesi tra l'assurdo e l'orrore. Sulla scia di Edgar Allan Poe, Parisi passa dalle piante carnivore alla scatola nella quale, inserendo una fotografia, si intrappola alla vita e si decidono i destini degli uomini, compiendo un assassinio attraverso proprio quella scatola, oggetto misterioso. Nel volume si susseguono immagini grottesche, situazioni surreali, allegorie ed espiazioni attraverso scenari inquietanti nei quali però non manca una buona dose di humor nero. Un vissuto di animali parlanti, divinità, angeli, demoni, assassini che si intersecano nella quotidianità. Per essere il primo approccio alla narrativa, il linguaggio non è scevro da suggestioni e da originalità. Benvenuto nella mia vita.